Dal nostro studio dei Pini a Silvi Marina, ancora una volta buonasera, benvenuti, dovrei dire bentornati con questo che è l'ultimo giorno del Rete 8 Tour Village a Silvi Marina per l'appunto. Siamo stati ospiti del comitato che ha organizzato la festività per Santa Maria Assunta, 3 giornate intense tra liturgia e intrattenimento. La gente si è incuriosita, si è avvicinata e sul palco abbiamo avuto modo di incontrare diverse persone nelle serate passate. Intanto ritrovo con piacere, ma non in divisa da palco, questa sera in versione un po' più rilassata, diciamo così. No, balneare magari ancora no, poi parleremo anche della parte balneare. Franco Costantini, bentornato ovviamente con noi di Rete Grazie, 8. grazie. E con te parleremo di Silvi, della storia di questa cittadina, delle origini, ma di tanti dettagli e peculiarità che magari non tutti conoscono a dovere. E abbiamo con noi un cittadino di Silvia Marina che è l'avvocato Alessandro Cichella. In libera uscita la famiglia ha autorizzato, c'è la bimba che sta curiosando perché le telecamere poi incuriosiscono, però da cittadino ci può raccontare quello che è il polso della situazione e gli incontri che si fanno, perché Silvia Marina da molto tempo è una cittadina a vocazione turistica. Noi avremo anche la possibilità di osservare ancora quello che accade sul palco centrale, ci collegheremo ogni tanto perché c'è gente interessata a questo concerto spettacolo, ma non solo, perché abbiamo una telecamera puntata sulla zona del passeggio, quindi abbiamo un tratto di lungomare inquadrato nettamente dalle nostre telecamere e lì avremo la voce di Lorenzo Valeriani che ci racconterà qualcosa attraverso alcuni ospiti volanti, diciamo così. Partiamo dall'inizio. Perché noi di Silvia Marina non abbiamo ancora raccontato molto, abbiamo osservato quello che accadeva durante la festa, Franco, ma poi abbiamo anche conosciuto, ecco Lorenzo pronto a intercettare i suoi ospiti, abbiamo conosciuto gli organizzatori che sono volontari, sono cittadini anche loro, sono abbastanza coesi come gruppo, sono abituati a rimboccarsi le maniche, a darsi da fare e a tenere alto il nome di Silvia Marina come luogo di piacevole vacanza. Silvia Marina, quando nasce esattamente? Quando ha la sua prima pietra posata? Silvi Marina praticamente è nata, diciamo, subito dopo il passaggio della ferrovia del 1863. Subito dopo sono iniziati così gli arrivi e si va di bene, non è scesa subito la gente di Silvi Paese a Silvi Marina, quanto piuttosto Silvi era una colonia, guarda caso ancora storicamente Silvi è sempre dipesa un po' dal Ducato di Atri, i grandi personaggi, i ricchi, la classe, diciamo, dirigente di Atri, baroni, conti, quando arrivò la ferrovia si costruirono delle magnifiche ville che tuttora ci sono, al di là della ferrovia, così ai piedi della collina, nelle zone meravigliose, panoramiche, e fecero appunto, diciamo, conoscenza con questo territorio che diventò piano piano, attraverso le loro conoscenze, romane, perché tutta gente che aveva agganci sia Nella capitale, sì. sì, con la capitale, come cultura, ma anche come attività, diciamo, sociale, politica, come attività anche militare, perché c'erano parecchi che erano generali, eccetera, personaggi anche dell'esercito, allora era questa la classe politica, la classe sociale Sì, infatti. prevalente. Noi Quella vediamo anche delle culturale. immagini intanto realizzate col nostro drone. Questa invece è la prima Kursaal, dove adesso è la Saila. Questo era un locale frequentato anche da D'Annunzio, dove si faceva spettacolo, si faceva teatro, poi si faceva anche attività Culturale in ludiche, genere. anche ludiche. Ecco la strada degli anni Sì, 60-70, qui guardiamo siamo anche agli anni modelli delle auto che ci 60-70. aiutano a collocare storicamente. Qui siamo negli anni Ancora prima, 50, qui sì. ancora prima, sì, ancora Com'era il prima. viale? Dicevo, che la questione della marineria di Silvi ha anche un riferimento all'arte della costruzione delle barche. Pensate, le barche non le facevano qui, le facevano a Silvi Paese, i Addirittura. famosi calafà, si chiamano calafà quelli che facevano le barche. Parliamo del 1700, Quindi ben prima dell'origine. molto prima che Silvi,
diventasse la così. Cittadina che è. Loro costruivano, dopo aver imparato dai maestri tagliatori a fare le barche, facevano le barche da soli e avevano, Silvi costruì nel 1700-1800 fino ai primi anni del Novecento, costituì la prima flotta veramente importante peschereccia di tutta l'Abruzzo, attenzione, Pescara, Vasto, Ortona, ma stessa Giulianova, non avevano questa grande flotta come ce l'aveva Silvi, parliamo di barche a vela, di barche a remi, eccetera. Come facevano a portare le barche giù? A spalla? No. Come? No, avevano scogitato un metodo particolare, attraverso dei tronchi li facevano scorrere con delle funi lungo la strada, che non era la strada asfaltata di oggi, sicuramente, ma era no. una strada che scendeva praticamente diritta sul fosso Concio, quindi diciamo 200 metri da Silvi Paese a discendere. Non era sicuramente facile, però un sistema antico che ha sempre funzionato, sempre per funzionato. Trasportare i grandi pesi. Alessandro ha qualche ricordo di questo? I nonni, gli amici più anziani hanno mai raccontato? Sì. Oddio, diciamo i miei ricordi partono dagli anni 70. Che era un bel vivere a Silvi, devo dire. Sono ricordi proprio legati alla marineria di Silvi, perché mio nonno aveva una lampara insieme a quattro fratelli, quindi io l'altro giorno ho fatto una passata nel gazebo e ho visto quelle foto e mi è tornato in mente proprio mio nonno con i suoi fratelli e con quelle barche che si vedono in bianco queste e nero, foto, sì. Perché sono cresciuto sotto la lampara, proprio in mezzo alla sabbia, perché i miei nonni erano i babysitter di oggi, quindi con mio fratello e mia sorella. E ricordo mia nonna, ho visto anche le foto di quelle donne che, vestite di nero, che diciamo erano attorno alle barche dei pescatori. Mia nonna, mi ricordo il rito del caffè portato a mio nonno e anche agli altri presenti, ed era una cosa bellissima. Quindi io ho un ricordo vivo, sebbene dagli anni 70 in poi, di questa tradizione proprio marinaresca e quindi della potenza della marineria di Silvi, rispetto che si già, sentiva già anche, si avvertiva, se magari, sì. Anche se magari qualcuno della tua generazione lo viveva un po' meno. Maria si Rita, sentiva mi ancora senti? L'orgoglio. Sì, Lorenzo, dimmi, eccomi, dove eccomi. Sei? Io mi scuso naturalmente con Alessandro Cichella e con te, ma ho qui con me sul lungomare di Silvi Marina, sì? Due turisti abruzzesi, se non erro, che però naturalmente hanno preferito passare le vacanze in questa meravigliosa città. Francesco e Selli, e poi naturalmente c'è anche Gaia qui sotto nel passeggino che ha appena cenato, penso, e si sta riposando, a differenza dei genitori che devono spingere. Allora partiamo dalla signora, va, giusto per galanteria. Allora Selli, una vacanza qui a Silvi, ripartite quando? Tra qualche giorno, perché abbiamo comunque casa, però ci piace tanto stare qui. È un Ferragosto passato in tranquillità, immagino, anche perché con i bambini non è che ci si può muovere più di tanto. Com'è stata la vostra giornata e cosa vi è rimasto impresso di questa meravigliosa cittadina? Guarda, abbiamo fatto una giornata in tranquillità con amici, e siamo stati al mare, abbiamo fatto una passeggiata, i giochi. Insomma, pranzato alla grande, immagino, no? Pesce, ovviamente. Ecco qui. Francesco, allora, la parte no gastronomica la chiedo a te. La peculiarità di questo territorio, che cos'è che ti è rimasto più impresso? Allora, qui si mangia benissimo, sia il pesce che la carne, la cosa più bella, perché il pesce si trova facilmente e anche a buon prezzo. E poi è la parte degli arrosticini, e ci andiamo matti, quindi abbiamo fatto pesce a pranzo e carne a sera. Ecco, quindi avete assaggiato un po' tutto. Voi avete casa qui a Silvi Marina, naturalmente consigliate ai vostri amici e ai vostri parenti di venire qui quest'estate. Qui a Piazza dei Pini c'è questo avvenimento, più tardi i fuoghi che seguirete, ovviamente, Gaia permettendo. La facciamo dormire e ci rivediamo. Quindi fate caricare le batterie a Gaia e poi vi godete lo spettacolo. Io vi ringrazio, buona vacanza, ancora qualche giorno
di spiaggia e non solo, di enogastronomia qua a Silvi. Buona serata e ci vediamo casomai nel passeggio qui di Silvi Marina. Linea a te Maria Rita, grazie. Grazie Lorenzo, grazie anche ai tuoi ospiti, turisti stabili da quello che ho capito, perché hanno acquistato una casa di vacanze, quindi benissimo. Una volta c'erano tantissimi turisti che acquistavano un appartamentino per le vacanze, magari poi lo dividevano tra vari familiari eccetera in base ai periodi di ferie. I tempi sono quelli che sono, quindi è un po' meno semplice oggi per la maggior parte delle famiglie riuscire a fare questo. Ma chi può non rinuncia a qualche giorno di tranquillità, perché qui a Silvi si parla di mare, buona cucina, collina vicino, punti artistici, Atri in primis, ma ci sono tante altre escursioni possibili, e poi ovviamente la sera un po' di divertimento. Questa è una stagione che tutti dicevano sarebbe stata un po' più sottotono, ma vale un po' per tutto il litorale abruzzese o adriatico in genere addirittura. Voi avete notato questa cosa oppure siamo ottimisti? C'è un divertimento diverso? No, abbiamo notato che c'è stato un calo, effettivamente, era già prevedibile per diversi motivi, tra il terremoto, problemi connessi anche con la situazione economica generale. Poi c'era anche il fatto che Silvi probabilmente non è stata promossa a dovere come forse meriterebbe. Abbiamo notato che c'è stato in giugno e in luglio un calo a doppia cifra sicuramente. Negli alberghi, gli alberghi hanno lavorato soprattutto quelli che avevano i clienti fidelizzati, quelli sono tornati, però di clienti nuovi, cosa che negli altri anni accadeva, non ci sono stati. Così pure nei residence, negli appartamenti, dove hanno lavorato e continuano a lavorare fino a settembre, e nei villaggi turistici, negli ex camping che oggi sono villaggi a tutti gli effetti, che hanno degli bellissimi bungalow, che hanno delle case, delle casette, così fanno un'animazione straordinaria. E riescono a coinvolgere tutte le età, famiglie, sì, sì, più sì. Grandi. Per quanto riguarda invece la domanda specifica che tu facevi prima, cioè ma Silvi è una città tranquilla dove non c'è vita, dove c'è... No, c'è un divertimento diverso, diciamo così. Hai perfettamente ragione, in precedenza c'è stato un po' più di movimento, quest'anno abbiamo avuto purtroppo... siamo senza amministrazione e logicamente un programma estivo non può essere gestito o neppure messo in piedi, perché richiede un personale impegno di chi deve fare i contratti con gli artisti, di chi deve andare in cerca. Ora, un commissario non ha né il tempo né la possibilità di fare queste cose, per cui una stagione sotto il profilo degli eventi abbastanza in sordina, ecco, meno male che c'è Rete 8, meno male che ci sono quelli che tu hai lodato, cioè c'è stato il comitato presieduto da Vincenzo Guaglianone, un ragazzo che merita veramente tanto, sono stati tanti diverse persone, uomini e donne, che si sono dati da fare per garantire questi tre giorni diversi di festa, che sono tra l'altro gli unici tre giorni effettivamente di festa a Silvi. Sono andati casa per casa, hanno chiesto insieme al parroco che si è dato da fare, Padre Antonio, anche in questo senso, e ci hanno assicurato almeno questi tre giorni di Ferragosto da offrire ai nostri ospiti. Il divertimento vero e proprio però non è mancato, perché abbiamo la fortuna di avere degli operatori turistici balneari che non si limitano a fare soltanto ombrellone e la sdraio, ma hanno un'attività molto importante, alcuni veramente hanno fatto degli investimenti anche importanti, con spettacoli serali praticamente quasi tutte le sere, con artisti anche buoni, con i complessi soprattutto per i giovani, qui parliamo ovviamente l'età che va dai 14 ai 30 anni, dice, l'attività degli stabilimenti balneari, non è che facciano liscio, magari fanno musica. C'è anche quello, magari. C'è anche quello, anche in alcuni locali esercizi pubblici, quest'anno per esempio abbiamo avuto dei veri e propri concerti con tri, quartetti di musica senza con strumentazione, come si dice, non elettronica,
Ah, ok, sì, acustico, tutto acustico. Acustica, ecco. Perfetto. Musica acustica che sono stati molto apprezzati. Questo è molto importante perché? Perché in un bar di solito sono sotto un condominio. Questa parte come Venezia. È uno dei punti dolenti delle cittadine balneari. Se si fa musica come ha fatto, ad esempio, questo bar Atene, che con la musica così, la gente non solo non gli ha dato fastidio, ma fa piacere. È su questa linea che bisognerebbe cercare di andare avanti, perché dobbiamo rimanere la città anche che, come ci siamo caratterizzati, cioè balneare della famiglia, cioè l'anziano, il giovane, il bambino. E l'anziano e il bambino non hanno purtroppo molta dimestichezza con il casino, con il rumore, con l'eccessivo. Hanno altre esigenze, no? Hai toccato un punto importante, perché il divertimento di un luogo non può accontentare tutti sempre allo stesso modo, è impossibile. Poi piano piano si possono anche trovare formule, tempi e modi, ma ci vuole un quest'anno lungo c'è percorso. Quest'anno c'è stata questa diversificazione che abbiamo notato. È mancata la musica in piazza, la gente, molta gente si è lagnata, qualcuno si è lagnato, però chi si deve divertire, cioè i giovani, si sono divertiti e parecchio. E quella è la cosa importante. Io vorrei chiedere una cosa a voi, Silva Roli, possiamo dire così, abitante di Silvia Marina. Quando voi vi muovete, vi siete mossi, spostati per vacanza, venendo da un posto come Silvia Marina, che bene o male ha il mare sotto casa, gli amici, la comitiva, qui noi ci viviamo in queste zone, è facile immaginare stasera non mi va di uscire, esco domani sera, oggi non voglio andare lì, posso andarci domani, perché abbiamo tutta una distanza accettabile, quindi facile da sviluppare come percorso. Quando voi avete scelto di fare vacanze fuori, abituati a questo, quindi al mare, al verde, alla tranquillità e al divertimento insieme, cosa avete scelto, cosa avete cercato, e se lo avete fatto, siete andati anche lì come osservatori per imparare qualcosa e poi magari ricevere suggerimenti? Maria Rita, sono tornato a disturbare. Cioè, io parlo di a proposito di vacanze fuori. Lui. E mi scuso ancora con Alessandro Cichella, perché ogni qualvolta sta per prendere la parola io intervengo in take e lo blocco, però tra poco vi ridò la linea, perché sono con Marianna e Christian di Bologna. Vieni Christian, eccolo qui, lui è grande, insomma. Una vacanza spettacolare qui a Silvi, no? Avete conosciuto o già conoscevate questa realtà? Abbiamo c'è mia zia che abita qua e quindi siamo andati a trovarla e adesso scopriamo un po' come cosa ci offre questa città. Giornata di Ferragosto passata come? Solo in spiaggia oppure avete anche riposato un pochettino, perché immagino che ieri notte avete fatto le ore piccole? Veramente ieri eravamo in Calabria, quindi siamo partiti, oggi siamo andati a mangiare il pesce, riposati, e adesso siamo qua in giro. Perfetto, passiamo a Christian. Christian, prima ad un altro turista abbiamo fatto alcune domande ed osservazioni relative all'enogastronomia. Voi naturalmente venite da una terra dove si mangia e si beve bene. In Abruzzo come ti sei trovato? Mi sono trovato a Dio, guarda, oggi siamo andati al ristorante, abbiamo mangiato un pesce freschissimo e quindi c'è poco da fare, è buonissimo. Da ripetere, quando partirete da qui a Silvi Marina? Fra 2 o 3 giorni, ci siamo fermati un attimo a trovare parenti e poi dopo partiamo. Quindi ancora a qualche giorno per sfruttare non solo le bellezze naturali, ma anche per conoscere meglio le peculiarità enogastronomiche abruzzesi. Tu ti sei trovata bene a tavola, immagino? Benissimo, guarda, non ho niente da dire, stupendo. Perfetto, Christian, un messaggio da lanciare ai tuoi conterranei, perché venire a Silvi Marina? Ah, perché c'è ospitalità, è tutto perfetto, quindi un giretto bisogna farlo per forza. Perfetto, grazie mille a Marianne e a Christian. Linea ancora a te, Maria Rita. Mi scuso ancora con Alessandro, che ora può parlare liberamente. Ah, beh, grazie. No, Alessandro ti stava guardando ricordi... con occhio finto, accigliato. No, mi ricordi la domanda? Sì, tu quando parti da qui come turista, abbiamo ascoltato il parere dei turisti che sono a Silvia Marina anche per pochi giorni, però apprezzano. E sono tutti piuttosto giovani, abbiamo visto, con famiglia o senza famiglia, con bimbi o senza bimbi, ma giovani, e si sono trovati bene. Tu, quando da turista parti da Silvia Marina col tuo bagaglio di vita piacevole, cosa cerchi in vacanza e cosa cerchi di imparare per portarlo poi qui e magari applicarlo da cittadino di Silvi? Diciamo che quando esco cerco qualcosa di diverso. Totalmente quindi, diverso? Sì, perché poi la spiaggia di Silvi è talmente bella, è talmente ampia, che sinceramente quando vai fuori cerchi paesaggi diversi. Questo
ovviamente nel tuo caso, certo, dal mio punto di vista, poi è chiaro, ognuno quando si va fuori si cerca di captare, diciamo, l'organizzazione che trovi, soprattutto a livello di accoglienza, e ho notato che da quel punto di vista dobbiamo fare molti passi avanti, perché ho visto che in tante località dove sono stato c'è una cura, un dettaglio per ogni turista, mm-hmm, che forse noi non abbiamo. Molti di noi sono di un'accoglienza esagerata, però altri appaiono, altri operatori appaiono un po' slegati dal contesto. Secondo me dovremmo avere una rete proprio da un punto di vista dell'accoglienza, quindi una rete tra operatori turistici, commercianti, balneatori, e vivere un po' sotto, diciamo, gli stessi interessi, capire, mm-hmm, che l'unione farà forza. Manca questo a Silvi forse, quindi io quando vado fuori cerco di vedere questi aspetti. Mi è capitato una volta in un ristorante fuori di non trovare posto e sono stato accompagnato dal proprietario del ristorante, comunque dagli addetti, presso altri ristoranti a... Hanno fatto rete praticamente. A Silvi, sì, non succede, diciamo, ecco, magari. Cioè non regalano un cliente, sì, al vicino. Sì. Che in realtà, se si vede la cosa come una rete di collaborazioni, sì, sì, funzionerebbe meglio. Perché per il resto, a livello paesaggistico, a livello di bellezze naturali, non ci manca nulla. Anche magari quando vai in spiagge più prestigiose, diciamo da un punto di vista del nome. Sì, poi manca magari l'aspetto naturalistico. Poi manca la collina di Silvi, manca la... Si sente che è innamorato di Silvi, sì, sì, e di tutto il paesaggio intorno. Manca il verde di Silvi, perché magari trovi delle spiagge bellissime, cristalline, ma non trovi questo fantastico verde. Qui si vede in questa immagine la collina che si tuffa nel mare praticamente. Io adesso lascerei per qualche minuto la linea al palco centrale, ma quando torneremo da questo studiolo sotto i pini che ci ha accolto al fresco in queste serate, vorrei parlare proprio della spiaggia, i vostri ricordi della spiaggia, com'era 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 30, 50 anni fa, o quando ancora non c'era la vita di spiaggia. Abbiamo visto prima una cartolina con il classico costume fino ai polpacci, praticamente le cuffiette in testa, e vorrei che tiriamo fuori tutti insieme i ricordi che avete voi dal vostro baule personale della memoria sulla spiaggia e sul mare. Con Franco Costantini, con Alessandro Cichella, vi mettiamo in costume praticamente, non fisicamente questa sera perché non possiamo farlo, ma ci racconterete attraverso le vostre parole, noi rivivremo tutte queste esperienze e sensazioni. Poi Lorenzo sicuramente aggancerà altri turisti, ci racconteranno ancora qualcosa. Ecco le bellezze al bagno, qui parliamo del 62 addirittura. Maria Rita, devo ammettere che in molti sono imbarazzati dalle nostre telecamere. E li spaventi, cioè no, sì, fate gli scherzi, la telecamera fa questo effetto. Con tutta l'educazione del mondo, però effettivamente molti sono imbarazzati dalle nostre telecamere. Lo comprendiamo, ma adesso ci godiamo qualche minuto dal palco centrale, così chi ci ascolta, ci segue in diretta da casa, sa che qui c'è movimento, che è la serata conclusiva di quella che è la festa in onore di Santa Maria Assunta da Silvia Marina, Piazza dei Pini. Noi siamo nello studio televisivo sotto la pineta, ci siamo messi comodi al fresco e concluderemo la serata, c'è ancora da fare, con i fuochi d'artificio sul mare più o meno poco dopo la mezzanotte, quindi chi non è ancora uscito di casa può farlo, ci raggiunge qui. Intanto il palco centrale, come sentite e come vedrete, è vivacissimo. Vengo anch'io, vengo anch'io, voglio venire anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché ci vuole orecchio, ci vuole tutto il pacco, immerso in mezzo dentro al secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio. Bisogna avere fatto, immerso, immerso dentro al secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio,
per fare certe cose ci vuole orecchio. Mi piacerebbe una canzone intelligente che abbia un filo logico importante, che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà signor. Eh già, lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando, meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, messi quel nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piacere, ho messi quel nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento soffia la sua armonica, e voglia di piangere. Un giorno ha avuto malore, c'è chi tira ma sbaglia il rigore, c'è chi un giorno ha tanto sofferto e allora ha detto io parto, sì ma dove parto se parto, sempre ammesso che parto. Vita le bella, la vita le strana. Sì. Oh, io vi ricordo intanto, perché è giunto il momento che dobbiamo farlo in duplice fase, va? Ci sono dei biglietti, delle beneficenze, delle benemerenze, chiamatele come volete. Il comitato, è vero, mi ricorda di ricordarvi che ve l'ho già ricordato, dovete fare delle offerte, dovete, se volete, insomma, fare delle offerte, ci sono dei biglietti lì presso lo stand, da qualche parte, e quindi magari
si aspetta che qualcuno offra. Lei soffre, maestro, lei soffre tanto. Mentre invece adesso noi dobbiamo dare le nostre cartelle per giocare a tombola. È da quella parte, lo stand è da quella parte, mi facendo Enzo, è da quella parte, quindi chi volesse può donare, elargire, lasciare l'obolo, qualcosa, insomma. D'accordo, dicevo, adesso dobbiamo dare le nostre cartelle per giocare a tombola, perché tra non molto giocheremo a tombola. Dice, ma è agosto, mica è Natale. No, però lo faremo per i bambini e insomma ci divertiremo, però nel momento giusto. Adesso deve arrivare invece colui o colei che distribuirà le cartelle per Natale. Chi è? Scesa, ho visto. Ma ci fate vediamo col apoplettico. È arrivata Friulette, vedete? Oh! Questa si è persa la moto, che c'è? Che succede? Vedi, cade pure. Che è successo? Friulette, fammi capire. Si è persa la moto. E mo che facciamo? Dobbiamo chiamare Rocco Schiazza, buonanotte. No, non c'è. Allora facciamo una cosa. Vai in mezzo al pubblico, vai a distribuire le cartelle. Mi raccomando, la cartella vincente distribuisce al personaggio vincente. Dice chi è? No, sono anche di là le scale. Dove vuoi? Abbiamo un double fuzz. Un double scals. E mentre sul palco centrale stanno mettendo in scena un circo rivisitato, noi qui siamo stati a chiacchierare un po' dei nostri ricordi della spiaggia, perché in spiaggia ci si vive. A una certa età, in modo particolare, Alessandro, si va in spiaggia prestissimo e non solo per lavoro, ora ci racconterai qualcosa che non sapevo io. Noi andavamo in spiaggia molto presto perché era bello andare in spiaggia presto, esplorare, passeggiare, si andava in acqua, si facevano immersioni, si usciva con i pattini, con i pedalò, non c'erano subito i pedalò, ma remavamo tanto anche noi ragazzini. E si stava lì il più possibile, fino a quasi quando calava il sole, fino al tramonto inoltrato, perché era bello vivere la spiaggia. Tu che ricordi hai della spiaggia di Silvi? Io ricordi praticamente 24 ore su 24, perché io facevo il bagnino, ho fatto il bagnino dai 14 anni fino ai 22 anni, cui si stava in spiaggia dalla mattina fino alla sera. E poi si ritornava in spiaggia, perché poi anche se si usciva, io mi ricordo, poi avevo dei giorni di completo knockout, quindi magari passavo due giorni a casa dalle 20 e poi ricominciavo la solita vita che si stava. Quindi per cui per me la spiaggia è stato, diciamo, è stato un elemento proprio fondamentale della mia vita, ma anche dell'infanzia, perché c'era meno gente, quindi meno controlli, si stava più liberi, e mi ricordo da aprile si stava in spiaggia, quindi si giocava in spiaggia a pallone, a palline, a biglie. I giochi di una volta, ma la spiaggia è sempre stata così ampia qui a Silvi, vero? Rari sempre, fenomeni di erosione. Sempre. Quindi sempre, comoda, ampia, sabbiosa, pulita? Sì. Pulita, e quindi non è un parere di parte, diciamo. La spiaggia di Silvi, non a caso Silvi è stata definita perla dell'Adriatico, ma non è un termine o un aggettivo che si sono affibbiati Silvaroli. Franco stava parlando anche delle celebrazioni liturgiche che si legano alla spiaggia, perché qui siamo ospiti, non lo dimentichiamo, della festa dedicata a Santa Maria Assunta, che ha avuto anche un rituale sul mare, sulla spiaggia, una processione vera e propria che sposa mare e terra, che sposa vita civile e vita spirituale. In realtà questo tipo di processione, mi raccontavi, esiste da molto prima, dal 53, rispetto all'anno che è la fondazione della Chiesa, l'anno di fondazione della Chiesa. È un rituale antico. Sì, è un rituale antico che era legato a diversi santi, soprattutto a Sant'Antonio di Padova, che era il patrono un po' dei marinai silvaroli, perché Pescara, per esempio, c'era Sant'Andrea poi. Sì, infatti. Qui invece la festività di Sant'Antonio fino all'anno scorso è stata festeggiata, tra l'altro, grazie all'Associazione Fratello Mare. È stata riportata un po' anche la ricostruzione storica con una mostra fotografica, molto bella, interessante. E parliamo, diciamo, dei primi decenni del Novecento, anni 20, 25, 30,
erano le prime processioni che si facevano con Sant'Antonio soprattutto, in mare, e tutte le barche partecipavano, piccole, grandi, senza distinzione, che erano tutte uguali grossomate, perché parliamo di barche da pesca, allora non è che c'erano le barche piccole, erano tutte di una certa grandezza, le famose lancette, grandi barche con grandi vele colorate, poi ogni barca aveva la sua vela diversa dall'altra, c'era anche un motivo. Perché? Perché da Silvi Paese le donne potevano riconoscere quando i loro uomini rientravano dal colore della vela della barca. E questa è anche una caratteristica molto simpatica. Sì, molto affettuosa, molto tenera, è una cosa particolare. Vedevamo delle immagini della chiesa da cui si è mosso un po' tutto. E perché? Perché la gita in mare con il santo. Perché il mare è stato sempre legato, i marinai hanno sempre avuto molta devozione, perché? Perché il mare è una vita molto difficile, fare il marinaio è pericoloso, ci sono stati molti, diversi purtroppo scomparsi in mare, anche purtroppo qui a Silvi, insomma, ci sono stati, ultimamente no, però negli anni 40-50 ci sono stati diversi morti in mare. E quindi era un atto di devozione sicuramente, ma anche propiziatorio per così accattivarsi la protezione del santo, in quel caso Sant'Antonio, per chi andava in mare. Certo. Dal 1953, anno in cui la chiesa dell'Assunta fu in pratica aperta, non finita, è stata completata nel tempo. Sì, poi nel tempo è stata man mano dai diversi parroci è stata abbellita. Prima i pavimenti, poi i marmi, poi gli impianti, poi le vetrate molto belle, fino all'organo a canne del 2003. Imponente questo organo. È un bell'organo a canne di tipo antico, molto bello, della ditta Pinchi, che è specializzata. E quindi c'è stata questa devozione, questa usanza di portare il santo protettore, e la Madonna dell'Assunta è diventata quella che prima era Sant'Antonio, protettore dei marinai e del mare. Difatti quella che noi stiamo vedendo è l'immagine della Madonna, si chiama Assunta, ma è la Madonna del mare, la Madonnina del mare, proprio perché fu donata da un medico che mio coetaneo, che poi purtroppo è morto molto giovane, e proprio perché fosse per la festa del mare, e questa è la Madonnina del mare, che insieme con la festa dell'Assunta viene portata ogni anno ormai da tanti anni fino a Piazza dei Pini. Prima non era Piazza dei Pini, era una piazza della casa del maestro, però viene portata qui, e dove aspettano le barche che vengono da pescare, perché Silvi non ha un porto. Ok. Ricordo negli anni passati, fino a 10-15 anni fa, quando Silvi aveva ancora una grande flotta a Pescara, è stata sempre molto numerosa, decine e decine di grandi pescherecci, 700 cavalli, 600 cavalli, cioè una marineria importantissima, c'erano delle processioni in mare veramente fantastiche, con 50-40 grandi barche, e poi seguivano tutte le barche piccole dei turisti, sì, che facevano da corteo dietro questa processione. E non solo, c'è stata sempre la partecipazione della Guardia Costiera, che è intervenuta con il suo grande aereo, un ATR, che accompagnava anche la processione sul mare. È stata sempre molto sentita, così come hanno partecipato anche la Guardia di Finanza con la propria elicottero accompagnata. Cioè, adesso purtroppo di pescherecci ce ne sono pochi. Quelli che ci sono non hanno più una grande sensibilità come l'avevano i vecchi marinai, che avevano la grande devozione per la Madonna, che ritenevano la loro patrona. Gli interessi, le spese, perché per far uscire una barca grande da Pescara, farla venire a Silvi, costa qualche centinaio di euro, probabilmente non tutti sono disponibili. Sicché arrivano negli ultimi 2-3 anni soltanto piccole e medie barche, ma che fanno anche loro il loro dovere tranquillamente, e offrono
sia la Madonna di poter così, ecco, andare nel mare, quindi proteggere i marinai, ma anche ai turisti di avere un'immagine di una tradizione popolare che si ripete annualmente. Ma vedi, i tempi sono cambiati, io lo vedo anche in altre città costiere dove c'è sentito il sentimento che li lega al mare, con un po' di timore, lo dice anche la canzone, una delle più famose del canto popolare abruzzese, Marmai, racconta di questo mare che può essere importante perché dà da sopravvivere, ma può essere anche terribile e può privare la famiglia di persone, di affetti e lasciare dei grandi vuoti. L'affetto e il timore insieme rimangono sempre, le difficoltà di vita sono un po' differenti, a prescindere dal credo di ciascuno, perché oggi siamo molto aperti a, ad accogliere anche tante persone che arrivano da altri luoghi e che condividono i rituali quotidiani di vita di ogni luogo costiero in modo particolare. Queste immagini mi facevano pensare, Franco, anche al fatto che la gente si riunisce intorno a un'icona sentirsi gli uni vicini agli altri, a prescindere poi dalle scelte di vita personali, dal pensiero individuale, che è assolutamente libero, individuale, deve restare. Maria Rita, scusami, ma ho un altro ospite che ha voluto quasi di forza metterci la faccia, e non solo perché parlavamo proprio a microfoni spenti di una piccola critica che vuole fare quest'anno. Lei ascoltiamo. È il signor Antonio da Napoli, però Pomigliano d'Arco, perché vive lì da tantissimi anni, viene qui da 30 anni addirittura, e ha visto quest'anno qualcosa che non è andato per il verso giusto. Non solo quest'anno, diciamo che sono un po' di anni che Silvi sta decadendo dal punto di vista delle manifestazioni. Infatti i nostri ragazzi non vogliono più venire, stiamo forzando a venire qui perché non hanno dove trovare sfogo. Purtroppo quest'anno mi dicono che l'amministrazione ha l'amministrazione controllata, ma il turismo è un'altra cosa, bisogna programmarlo prima, molto probabilmente non è stato fatto, per cui quest'anno è un mortorio, guardi, questo è il primo giorno che c'è qualche manifestazione. Allora, noi naturalmente raccogliamo l'invito del signor Antonio, anche perché Alessandro, Franco, non possiamo farlo andare via dopo 30 anni, quindi assolutamente insomma, no. Rimettiamoci in cammino. Il rischio è questo, perché i ragazzi, non avendo come divertirsi qui, perché negli anni ogni piazza aveva qualcosa da fare, una sagra, una manifestazione, un po' di musica, qualcosa per passare una serata un po' diversa. Invece quest'anno siamo dovuti andare ad Atri, a Pescara, per cui Silvi ci sta allontanando praticamente. No, Silvi la riabbraccerà, signor Antonio, assolutamente. Noi parlavamo proprio poco fa, forse lei non ci ha sentiti perché era in giro cercare. Sono venuto da poco. Intanto la ringraziamo per questa piccola nota critica che è importante, perché allora, dopo 30 anni... Scusami, sì. Possiamo chiudere col sorriso, perché lui adesso non lo ha detto in diretta ma me lo ha detto a me all'orecchio. Quando i suoi figli cesseranno di venire a Silvi, l'appartamento del signor Antonio lo lascia a me, così non insomma, ci credo. Ok, va bene? Lo possiamo certificare in diretta televisiva? Ok, sì. Perfetto. Che si fa per un'intervista, vedi? Ah, pago quello che paga lui, ecco, perfetto. Grazie mille, hai signor visto? Antonio. Beh, praticamente io passerei subito la palla e la risposta ad Alessandro, perché ne parlavamo poco fa del fatto che bisogna lavorare insieme, sì, ok, le amministrazioni, anche se questa è una situazione particolare, ma anche gli operatori e i cittadini, perché se una mano aiuta l'altra si riesce a lavorare meglio, giusto? Sì. Ho una piccola risposta al signore, perché mi sembra che nel finale poi si sia corretto e abbia detto la verità di forse quello che voleva dire. Ha detto: quest'anno non ci sono manifestazioni, e ha parlato dell'amministrazione controllata, quindi penso che si sia corretto da solo, perché gli altri anni non mi sembra che non ci siano state manifestazioni. E per quanto riguarda gli operatori turistici, sì, io volevo fare quell'inciso sul discorso che il turismo molto spesso viene il successo o meno della stagione turistica viene diciamo ricondotto all'operato dell'amministrazione. Ora
l'operato dell'amministrazione va benissimo, perché l'amministrazione deve essere attenta, certo, e quindi deve operare bene, deve operare con competenza. Però io, che ripeto, ho vissuto gli anni precedenti anche da ragazzino, da adolescente, da giovane, io mi ricordo che il successo di Silvi, che portava gente da ogni parte d'Italia, era legato anche al successo degli operatori turistici, cioè gente che ha costruito discoteche, gente che ha portato avanti attività che poi trovavano l'apprezzamento di tutti. Quindi voglio dire, stiamo attenti a dire sempre, a parlare di amministrazione, perché così non ci aiutiamo, non si cresce, non ci aiutiamo, non cresciamo, perché poi cadiamo nell'illusione del politico che verrà, che magari fa delle promesse. Il giorno del mai. In realtà il turismo, e quindi che è la maggiore risorsa di Silvi, va portato avanti con la collaborazione di tutti, cioè con una collaborazione tra, io lo ripeto sempre, tra gli operatori turistici e l'amministrazione. Ma l'amministrazione, di fronte a poche iniziative da parte dei privati, non può fare miracoli. Non è la bacchetta magica, non è che l'amministrazione è il comitato feste. Quindi finiamola anche di, voglio dire, di rincorrere, diciamo, questo luogo comune, perché non aiuta a far rinascere, a riprendere quella che era un'attività storicamente. È anche vero che quando ricordiamo i tempi belli, i tempi vivacissimi, brillanti del bel mondo a Silvi, come in altre zone della costa abruzzese, voglio dire, quando c'era la Silvanella, non è che la Silvanella, bene. La Silvanella, dobbiamo ringraziare la famiglia Tucci per averci fatto vivere quegli anni stupendi. È chiaro che poi un'amministrazione deve mettere in atto tutte quelle misure per favorire, agevolare la libera iniziativa, che funzioni, deve essere illuminata, siamo d'accordo. Deve essere composta da persone capaci, e negli anni precedenti, voglio dire, se faccio una piccola critica, se torno indietro, non sempre Silvi, diciamo, è stata amministrata, ha avuto una squadra di persone che potessero essere definite le migliori, voglio dire, risorse che Silvi poteva esprimere in termini. Ma sai, Alessandro, quindi, soltanto diciamo, chi non ci prova non sbaglia mai. Sì, poi da un errore è giusto imparare e cercare di correggere sistemando il tiro. Silvi ha una vocazione turistica da sempre, da quando è diventata una località attrezzata per il piacere durante le vacanze. Ricordava Franco all'inizio della nostra chiacchierata questa sera, avremo diverso tempo per approfondirlo, che nacque come la fusione tra quella fascia di ville belle vicine alla collina e il villaggio di pescatori, che poi pian piano si è allargato. Entrambe le zone si sono un po' attratte, diciamo così, si sono quasi fuse, e poi Silvia ha attirato imprenditori, parliamo di alberghi, locali, ristoranti. Qualcuno è nato qui come imprenditore, qualcuno magari è arrivato anche dall'esterno sull'esperienza vissuta già altrove, e poi pian piano ha funzionato. Ecco, qual è stato il periodo d'oro di Silvia Marina, quello in cui è esploso tutto? Tu quando lo identificheresti? Ma sicuramente tra gli anni 70 e 80, quando c'era ancora l'azienda di soggiorno e avevamo un grande presidente, Luigi Giusti, avevamo una grande sinergia anche con l'amministrazione comunale, tra aziende di soggiorno e turismo e amministrazione comunale, con gli operatori turistici locali e soprattutto con gli albergatori, diciamo, perché allora gli stabilimenti balneari ancora non erano così un'industria come sono oggi, però gli albergatori lo erano, e si metteva insieme, si facevano tante cose. Silvia ha fatto le presenze sia di arrivi che di presenze, è stata per un trentennio sicuramente la prima in Abruzzo. Wow. Noi parliamo di, io allora ero dipendente temporaneo, ero studente all'azienda di soggiorno, e facevamo 1.700.000 presenze tra luglio e agosto a Silvia. Urca, cioè tu eri bambino, lo ricordi? Si arrivava, avevamo dei problemi per questo, perché tutto sommato Silvio non aveva ancora le fognature,
Un 1.700.000 persone spalmati, sono tantissimi, sono tanti giorni, ovviamente non è che sono 1.700.000 tutte insieme, sarebbe impossibile, però si è arrivati storicamente dimostrato, perché allora si pagava la famosa tassa di soggiorno, sì, e da quella si poteva risalire anche alle presenze effettive. Mm-mm-mm. L'unico modo per verificare quanta gente c'era a Silvi, perché negli alberghi, anche se Silvi dall'80 già aveva 2.000 posti letto negli alberghi, cosa che non aveva nessuno sulla costa, la vera quantità, la vera massa di turisti era nelle case, tutti affittavamo le case, non c'erano ancora le agenzie, forse era anche sotto un certo aspetto meglio, perché chi affittava la casa ci teneva che poi l'anno successivo il cliente tornasse, contenti, che intanto certo. Erano i tempi in cui si facevano le ferie almeno un mese, erano o anche tempi. Due mesi, e si contavamo noi tra luglio e agosto in modo straordinario, anche 80-90 mila persone al giorno. Silvia allora faceva 7 mila abitanti, voglio dire, 6-7 mila abitanti, quindi però era già, si stava già sviluppando, avevamo già alcuni grandi alberghi, l'hotel Hermitage, l'hotel President, avevamo soprattutto l'Abruzzo Marina, che è stata anche un volano, come dicevi tu. Silvi è una città non di frontiera, ma una città etnicamente internazionale. Perché? Perché è stata beneficiata dall'arrivo, dal contributo di persone che avevano già esperienza in questo settore. Che i primi operatori turistici silvi erano silvaroli, ma avevano il piccolo albergo a conduzione familiare, uh-huh. Avevano un ristorantino, 10 camere, 5 camere, 8 camere. Noi abbiamo qui vicino il Miramare, che era già negli anni 20, già era un piccolo ostello per i primi turisti di Silvi. Poi man mano sono venuti anche questi operatori che avevano grande esperienza, mi riferisco per esempio all'Abruzzo Marina, dove c'era un certo Roberto Mazzoni, che era uno che veniva da un'esperienza internazionale e diede una così come si dice, una scossa a tutti gli operatori turistici di Silvi, fargli capire che il turismo non si fa aspettando, ma devi invitare. Bravo. Devi farti conoscere, devi andarli a prendere, quasi devi promuovere le tue chance, il tuo prodotto, la tua offerta turistica deve essere promossa nelle parti, nei mercati nazionali e internazionali, che e poi hanno una certa possibilità di riscontro, che spendere i soldi inutilmente poi faremmo come fa. Beh, se un volte. Hotel di Silvi fa la pubblicità qui alle porte di Silvi Marina Sud, non ha molto senso. Se lo fa in una fiera internazionale magari funziona di più, o inserzioni sui giornali questo, specializzati. Questo noi riuscimmo a fare all'epoca, si faceva un discorso unitario, non si è riusciti tranne che nel 2004-2005, quando ero consigliere delegato al turismo al comune, è un riferimento personale, non lo devo fare. Però storia. Lo dico, no, lo faccio perché proprio per dare uno spunto ai nostri operatori turistici a voler guardare la realtà in faccia, perché se noi non è che aspettiamo la gente che venga qui, che la speranza arriverà, poi no, ci troviamo con la delusione, con le mosche in mano, come è successo nel mese di giugno e di luglio di quest'anno. Come anche non è che agosto, tranne questi 10 giorni di Ferragosto, siano pieni. Che cosa riuscimmo a fare? A fare un'associazione albergatori. Era stata tentata tante volte, però vuoi perché il campanilismo, vuoi perché la piccola invidia tra l'uno con l'altro, eccetera, ha paura che l'uno avesse più clienti della. Non si è mai riuscito a superare quella paura. Mm-hmm. In quell'epoca in cui io ero anche direttore regionale del turismo, ebbi un po', preso in mano la situazione, facciamo così. Avevo credibilità, no? Da parte degli operatori turistici, degli albergatori, che mi vedevano anche come direttore con regionale, un ruolo ben preciso, per cui avrebbero avuto anche a che fare, tra virgolette, con me. E quindi ti stavano a sentire. Ecco, mi stavano a sentire, facemmo. L'associazione albergatori che funzionava,
e riuscì a far fare con il contributo del comune, ecco perché il comune poi è importante. Beh, la collaborazione è fondamentale. Non è che il comune si può tirare fuori, perché il comune è sempre il padrone di casa, diciamo. Bravo. Così gestisce la vita di tutti. No, gestisce, ma deve promuovere il territorio, aiutare a promuovere e anche l'economia del territorio. Ora, se l'economia del territorio di Silvi è prevalentemente turistica, grosso modo, il comune deve tenerne conto e dare a questo settore destinare quelle risorse, pur nella miseria della disponibilità attuale, dare quello che è giusto che gli si dia, perché poi è un seme che si butta e poi ripone. E se non butti niente, se non semini di nulla. E difatti noi riusciamo a fare un catalogo unico. Ecco, questa è un'idea, ecco, questa deve tornare, che funziona. È inutile presentarsi singolarmente nelle grandi rassegne. Bravissimo, grandi così mondi. Si disperdono soltanto energie. Ecco, uno degli obiettivi del Rete 8 Tour Village è proprio quello di conoscere un po' meglio varie realtà di diverse zone d'Abruzzo. Oggi siamo a Silvi, parliamo di Silvi, ma anche per raccogliere quelle che sono le sensazioni che noi poi riportiamo qui e facciamo ritornare nelle case di chi ci ascolta, perché magari da qui ci stanno ascoltando in provincia dell'Aquila piuttosto che in provincia di Teramo o nella zona, che so, ai confini con le Marche o con il Molise, o anche in Molise, perché no, o nel Lazio, e magari qualche futuro turista potrà arrivare, ma conoscendo meglio quello che si propone, quello che si racconta, sa cosa cerca, perché lo vede, noi possiamo aiutarli a capire, anche con qualche critica, perché la critica non fa male se fatta in maniera costruttiva. Se tutti fossimo soltanto amareggiati dalle cose che non vanno, non andremo da nessuna parte, mai. Silvi ha tante caratteristiche. Una variegata serie di possibilità che riguardano dal mare, che è straordinario, dalla spiaggia, che è bellissima, dalla collina, che invita, da un borgo antico che è favoloso e da visitare e da gustare girando a piedi su questo borgo, e offre anche dei servizi e delle strutture d'avanguardia, perché ce le ha Silvi, non è che non ce le ha. E ha la possibilità di garantire al turista un soggiorno gradevole, piacevole, che sia di riposo ma anche di divertimento. Quel signore di Pomigliano che la diceva, piccola critica, sì, da 30 anni, adesso, aveva pienamente ragione, avevamo detto anche noi prima, certo, perché qui si è abituato a vedere persone, spettacoli di un certo rilievo. Abbiamo avuto dei teatri con Ugo Pagliai, con Ernesto Galindo. Avete avuto con molti Paolo grandi Borbone. Nomi sicuramente. Quello raccontiamo anche, perché c'è un bellissimo percorso storico, ecco, da fare. Allora facciamo così: noi radoniamo le idee, raccogliamo, vediamo che combina anche Lorenzo di là. Ripartirei anche dal Borgo Alto, da Silvi Paese, perché anche lì c'è molto da raccontare e c'è molto da poter sviluppare. Passiamo la palla per un momento al palco centrale, ma potremmo tranquillamente curiosare su mille sfaccettature di Silvi. Non vedo più Lorenzo, onestamente, quindi non so se riuscito a parlare con lui. Eccomi, ci sono. Guarda, sto aspettando, tra l'altro, sì? Un turista che con la sua famiglia è qui a Silvi Marina, ma viene da molto lontano, insomma, molto lontano. Viene da Palermo Mi ha detto che, Lorenzo, guarda, vado a prendermi un caffè, poi torno, te lo prometto, per scambiare due chiacchiere con voi di Rete 8. Quindi attendo qui, casomai un caffè lo prendo anch'io, ascoltiamo un po' di musica e poi le opinioni dei turisti palermitani e siciliani in genere. Poi ti portiamo a piedi a Silvi Alta, preparati. Ma sono pronto, lo sai che quando si tratta di camminare non mi tiro indietro. Paesaggio bellissimo da lì, linea al palco, vediamo che succede, aspettiamo qualche minuto magari, ok. Allora, noi chiacchierando tra segnali, cartelli e altro, perché qui abbiamo lo studio sotto i pini che... comodo, Alessandro è un po' a disagio, le telecamere fanno un po' calore. Le telecamere mettono sempre disagio. Ci mettono sull'attenti, dico io a volte. Franco è un po' più abituato, perché forse l'ha vissuta diversamente, ma l'abbiamo battezzato in questo nostro tour con Tappa Silvi sul palco due sere fa praticamente, quando ci ha portato addirittura il coro, un coro che è una delle associazioni che nascono facilmente e piacevolmente in questi paesi. Parlavamo anche di Silvi Alta, mentre aspettiamo che ci chiedono la linea dall'altra parte, noi curiosiamo intanto. Silvi Alta è un borgo carinissimo, abbiamo visto anche delle immagini dal drone in qualche momento della notte.
nostra diretta, ed è nato quanto tempo fa realmente, le prime radici del borgo antico, tu a quando le faresti risalire realmente, le più antiche di tutte, delle fondamenta antichissime? Siamo nel Medioevo, 700-800 dopo Cristo. Addirittura, sì. Così lontano? Sì, 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 sì. Perché è stata sempre un po' un'appendice di Atri, sì. Atri è addirittura prima romana, di, certo. Prima pre-romana, quindi batteva moneta per conto suo, è stata l'avamposto di Atri sul mare, qui c'era un porto, allora era anche l'orografia era molto diversa, il mare arrivava sotto la collina, girava quasi sotto Silvi Paese ed era lì che era il primo porto, diciamo di Atri, il porto di Castelluccio, mm-hmm. E quindi il primo nucleo di abitanti si ritrovano attorno al 700-800 d.C. Poi mano a mano si è sviluppato soprattutto con, logicamente non c'era ancora la pesca. La conformazione era troppo differente, esatto. Immaginate che dove siamo ora c'era soltanto mare. Linea allo studio, torniamo tra pochissimo. Parlando da Silvia Marina, ricordando e ascoltando i ricordi personali di Franco Costantini e di Alessandro Cichella, io adesso gli faccio tirare fuori un elenco di nomi che hanno calpestato il marciapiede, la pineta, la spiaggia, magari qualcuno tentava di paparazzare dalle finestre degli hotel o delle case, non erano così scatenati forse i paparazzi, o forse anche di più, i campi da tennis che hanno visto ospiti, grandi nomi dello sport e non soltanto. Ecco, passeggiando qui a Silvia Marina 20-30 anni fa, quando eri un ragazzino, un bambino, tu chi incontravi? Fammi qualche nome. Guarda, potrei fare un elenco lunghissimo. Cominciamo. Poi Franco mi smentisce oppure mi racconta altro. Ma guarda, ti potrei dire che nei ristoranti di pesce di Silvi trovavi Ayrton Senna, quindi non so se mi spiego. Io mi ricordo da ragazzino che uscivo impomatato per la serata, incontravi Pippo Baudo per strada, ma erano ospiti di manifestazioni importanti che venivano ospitate qui. Ma manifestazioni, poi come diceva Franco prima, tre giri d'Italia, tre tappe del Giro d'Italia, ma i cantanti più famosi, diciamo. Quindi io ho avuto la fortuna, perché come diceva Franco giustamente, il boom Silvi l'ha avuto negli anni 70-80. Ed erano gli anni in cui io negli anni 70 ero bambino, e poi negli anni 80 ho vissuto tutta la mondanità, la movida. E a proposito di questo voglio dire, si parla spesso di movida, io mi ricordo, e si dice, molto spesso si discute, devono venire i giovani, devono venire le famiglie, è un luogo comune che dobbiamo abbandonare, perché io in quegli anni mi sono stradivertito come giovane nelle discoteche e quindi nella movida del tempo, ma Silvi era il paese delle famiglie, per cui non è che l'uno escludeva l'altro, per cui dobbiamo anche un attimino essere equilibrati e capire che una località turistica può offrire l'uno e l'altro. Ma insomma, io credo, e questa è una cosa giusta da tenere come punto d'attenzione per chi organizzerà in futuro tra operatori e amministratori, una cittadina serena in cui si vive bene, in cui si sta bene, in cui si mangia bene, in cui si trova un alloggio piacevole e divertente a un prezzo accessibile, attira vibrazioni positive, e se c'è poi un evento bello vengono da oltre regione per assistere, se c'è una diretta con un canale nazionale, oggi sono tutti moltiplicati, per carità, oggi c'è anche il web, oggi i ragazzi sono un po' capricciosi, però questo capriccio io non credo che lo possiamo risolvere se gli andiamo incontro noi, la proposta interessante poi attira come una calamita. Certo, l'evento è la vetrina del, non è possibile. Non puoi fare la cosa ad personam, non avrebbe molto senso, è anche impossibile. Franco poi ha avuto un momento di emozione negli occhi più forte quando abbiamo parlato dei campi da tennis, c'è una foto storica che tra poco la regia riuscirà anche a mandare, perché ne abbiamo raccolte un po' di fotografie dell'epoca, campi da tennis a bordo spiaggia. Quindi mare, spiaggia, tintarella, ragazza in bikini, campo da tennis con grandi nomi che giocavano. Di che cosa parliamo? Sì, parliamo di un circolo tennis che era uno dei più attrezzati, più organizzati d'Abruzzo.
Circo Tennis, che ha avuto dei presidenti molto importanti, che ha avuto dei maestri anche federali, che hanno fatto una classe di tennisti qui a Silvi anche abbastanza rinomati, come il compianto Sergio Mazzone, che poi è diventato anche lui maestro di tennis. Ma all'epoca si facevano dei tornei regionali di grande livello nazionale anche. E facemmo anche 4-5 tornei di carattere nazionale, quindi sono venuti anche grandi nomi. Paolo Barazzutti, insomma, ecco. c'è stata gente che sapeva quello che significava il tennis, ed era incontenibile, perché purtroppo i nostri campi non è che avessero tanto spazio per il pubblico, 500 persone, 1000 persone di più, ma mettendole così, insomma. Anche sui tetti delle case, sì, vicine, esatto, scherzando. No, sul parquet attorno, vicino alla piazza, eccetera. Sono stati anni straordinari, che adesso probabilmente torneranno, almeno per quanto ho sentito. L'aria che tira. C'è una nuova società che si è ricostituita come Circo Tennis Silvi, okay, che ha in mente, che tra l'altro molti sono allievi di quelli che scuole, l'hanno fondato, bravo, all'epoca, e sono figli anche di ex presidenti, insomma, per cui sono motivati e ci sono persone serie, ci sono tutte le possibilità, regole, diciamo, certo, così. Se poi si unisce questa capacità tecnica organizzativa, perché il tennis ha un ambito tutto suo, ma devono lavorare tecnicamente loro, insieme alla capacità attrattiva di altro genere, ecco, Ayrton Senna, Pippo Baudo, Amanda Lear, mi raccontavi, passeggiava Silvia Marina. Ma guarda, Margherita, anche il mondo della cultura, Antonio Miotto, uno dei psicologi più importanti del secolo scorso, veniva a Silvi in villeggiatura, Ernesto Calindri. L'uomo Cinar. Mario Luzzatto Fegiz, ecco, un giornalista. Lui è un abitué, sì. Eravamo anche amici, perché lui stava sempre all'Abruzzo Marina. Lavoravo lì in quell'epoca, ma anche nel mondo dello sport. Qui venivano i due terzini della Juventus, Boldi e Corradi, quando erano giocatori della nazionale. Cioè, non è che Silvi sia stata sempre così una città di turismo di massa, no, è stata anche scelta da uomini, dei giornalisti importanti, Luigi Antonelli della RAI di Milano, adesso quelli che mi vengono in mente, Daniele Cellammare della Gazzetta del Mezzogiorno, di un altro giornale di Roma, Caputi, che se non ricordo. Anche Caputi di Rai 2. Luigi Volpicelli, del Corriere, quindi, della Sera. Quindi sceglievano questo luogo perché è un posto tranquillo, in cui incontravano tanti amici che poi ritrovavano anno dopo anno, c'era quindi la stabilità e la, sì, piacevolezza, insieme alla possibilità di organizzare, di vivere una bella mondanità. Sì, non si facevano notare, adesso io avevo modo di frequentare certi ambienti, sapevo che c'erano, non si facevano notare, però Piero Chiara, per esempio, un romanzo della Stanza del Vescovo, che era già anziano allora, parliamo 73-74, lui non guidava, era venuto, lui era di Luino Varese, mi disse: guarda, io sono stato qua una settimana, sto benissimo, però mi devi fare una cortesia, ecco, mi devi portare alla casa di D'Annunzio. Quindi uscita fuori porta, la casa di D'Annunzio, dovetti portarla a Pescara. E lui disse: allora, professore, ma Silvi, ma la casa di D'Annunzio, la casa di D'Annunzio. Quello è un piccolo dovere, vabbè, ok, però poi Silvi, bisogna tornare a Silvi per starci bene. Voi siete Silvaroli, si dice così, vi chiamate così, vi definite così? Silvaroli, da sempre, da quante generazioni? Da sempre, come diceva mio nonno, da 8 generazioni. 8, mamma mia. Franco, più o meno siamo lì, dalla fondazione della città. Le radici sono qui. E quindi avete un grande amore per questa terra e siete anche però capaci, da quello che abbiamo ascoltato stasera, di essere critici quando occorre, cioè di notare l'imperfezione e la cosa da fare. Se voi poteste compilare Tesento, ecco che vi blocco, ti vedo. Ecco che vi blocco. Io stavo proponendo un decalogo. Allora, vabbè, tra l'altro lo devo sottolineare, il signore di Palermo, secondo me, ha ordinato un caffè lungo perché ancora non arriva.
Vabbè, però allora siamo tornati nel Lazio, nel senso che c'è Adriano qui alla mia destra e non ricordo il nome della signora. Silvia. E Silvia, naturalmente ci sono i bambini che già dormono, loro i fuochi secondo me non li vedranno. Penso proprio di no. Allora, una giornata questa un po' movimentata, è Ferragosto naturalmente, come l'avete trascorsa qui a Silvi Marina? E in spiaggia, questa mattina c'era il baby club per il bambino un po' più grande, 3 anni, e niente, siamo stati in spiaggia tranquilli tutto il giorno. Allora, servizi ottimali che vi spingeranno sicuramente a tornare in questa cittadina nei prossimi anni. Un consiglio alla nuova amministrazione, perché purtroppo quella che c'è adesso è un'amministrazione controllata. Che consiglio possiamo dare? Beh, sicuramente di mantenere i servizi e la qualità che abbiamo trovato, sperando di ritrovare comunque dei servizi ancora migliori. La signora invece cosa pensa? Che cosa ha notato di positivo e dove possiamo un attimino tirare le orecchie? Ma di positivo, ecco, la facilità di stare con i bambini, quindi è un posto, diciamo, a portata di famiglia, facilmente accessibile sia da tutte le spiagge, attrezzate per i bambini, e le passeggiate serali, gli eventi che ci sono. Questo è il primo anno per voi qui a Silvi Marina, in Abruzzo in generale, oppure venite qui da tanto tempo? No, è il primo anno a Silvi Marina, siamo stati un anno a Pineto. E può consigliare questo litorale a amici e parenti, oppure preferite, ecco, altre spiagge, altri lidi? No, sicuramente già è stato consigliato ad amici e parenti con bambini, insomma, famiglie in vacanza. Qui si sta bene, insomma. Perfetto, chiediamo invece ad Adriano, visto che sicuramente sarà lui la persona alla guida, bagagli quando? Quando facciamo i bagagli? Il 19 mattina. Per tornare a Roma? Sì, sì, e non saranno pochi. Un po' triste, immagino. Beh, sempre, quando finisce la vacanza, sempre triste. Perfetto, allora abbiamo toccato anche turisti di Roma, in attesa sempre del turista di Palermo, perché col ormai caffè. Ho strappato la promessa e vediamo se arriva. Linea a voi. Grazie Lorenzo, noi qui dallo studio della Pineta intanto ci concentriamo un momento per fare quel decalogo dei desiderata, cioè cosa vorreste per Silvi. Lo restringiamo perché non mi voglio complicare troppo la vita. 3 cose, cominciamo a pensarci, poi tra poco le raccontiamo anche al nostro pubblico. Cosa vorresti per Silvi? 3 punti fermi, stessa cosa per Franco Costantini. La linea la lanciamo velocemente al palco centrale, vediamo cosa accade da quella parte e poi torniamo con voi. L'Africa, l'Africa e i suoi paesi, i suoi costumi, le sue tradizioni, è vero, il soffocone, le stregonesse, è vero, vedi, il maestro ha fatto un corso di soffoconeria, ma no, giuro, maestro, lo so, dove l'ha fatto questo corso, maestro? Alla Pineta, maestro, lei non me la racconta giusta, allora... Questa era la prima nazione, gli africani, il primo contesto che abbiamo raccontato. Questa volta dai paesi caldi con la Lufthansa, volo AZ-749. Ci trasferiamo verso il freddo, andiamo verso la steppa. Se vorrai andare nella steppa, tu dovrai cercare.
casa show. Questo è il nome di un piccolo contratto che il suo ballo a tutti insegnerà. Corri, corri dal piccolo posato, balla, balla insieme a casa show. Casa show è il ballo della steppa, balla, balla e freddo se ne va. Casa show, l'inverno passa in fretta, come botta le tue noti fiammerà. Casa show, casa show, casa show, casa show. Non avrai l'amore di nessuno se non sai ballare casa show. Mentre balli nel cuore della steppa, il tuo cuore forte batterà. Show, è il ballo della steppa, balla, balla e freddo se ne va. Casa show, l'inverno passa in fretta, come volta le tue notti fiammerà. Casa show! Applausi! Casa show, è il ballo della steppa, balla, balla e freddo se ne va. Casa show, l'inverno passa in fretta, come botta le tue notti fiammerà. Casa show! Casa show! Si prosegue, si cambia il continente addirittura, questa volta andiamo verso il grande sogno, verso la grande mela, andiamo verso New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around. York, New York.
abbiamo un po' il riscontro acustico da tutta la zona animata, ma non ci dispiace questa cosa. Franco Costantini, insieme allora, a Maria Rita, Cipella, guarda, sì. Mi tocca bloccarti un attimo, perché passeggiando qui sul lungomare di Silvi Marina ho incontrato un attore. E io vedo una sagoma che conosco. Tu lo conosci, tu lo conosci. Ciao Gabriel. Gabriel Ciarelli, io devo stare un po' attento con lui a fare domande, perché insomma la stazza è cambiata rispetto agli ospiti precedenti. Ma lui è come dire un gigante buono, un orso buono. Sì, lui è un buono anche... principalmente film western, no? Nel senso che poi la fisionomia è quella, anche se poi prima chiacchierando con te ho detto scritturato a troppo forte, perché davvero il film, nel film di Verdone ci saresti stato alla grande, però il tuo ruolo, lo abbiamo detto, è un altro. Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza? Ma la mia esperienza nasce soprattutto nei villaggi turistici, sono anch'io un ex capo villaggio. Poi niente, nel 2006 ho deciso di mollare i villaggi e ho iniziato a Roma proprio nella recitazione. Ovviamente ho dovuto fare un percorso molto, molto duro, che non è come oggi che uno va a fare dei reality, però non voglio essere polemico, va a fare dei reality e poi diventa attore. Io no, io oddio, ho studiato, attore è una parola grossa, anche teatro e tutto quanto. Comunque, per farla breve, mi sono ritrovato con questa faccia, come vedete, molto particolare nel cinema e ho girato, si chiama Se intorno il mondo crepa, tra l'altro è un film che ha avuto anche un premio nell'Ohio come il miglior western non americano, e proprio adesso sto sul set, si chiama Ore Piombo, e anche lì adesso stiamo facendo un buon lavoro. Qui a Silvi, perché mi dicevi hai casa qui, quindi vieni a trascorrere le tue vacanze su questo bel litorale. Che film gireresti però tu a Silvi Marina? Hai già un'idea? Un western credo difficilmente, perché ecco. Ovviamente, allora io ci ho un passato anche a Fuerteventura, nelle Canarie, e considerando molto spesso, mi sono detto che comunque questa mia scelta di lasciare i villaggi non è che sia stata poi comunque così male, perché spesso qui a Silvi mi sono ritrovato con veramente con un bel venticello, come oggi, come ieri. Perché no? Facciamo un windsurf Silvi con la V di Verona, e perché no? Troviamo alcuni Baywatch, io non so se farò parte del cast. Io mi tiro indietro. Tu fai il turista, Lorenzo. Guardi, allora ti guarda, do la Gabriele, trama. Se ci sono le bagnine, io faccio quello che si affoga. Lo sapevo. Ah, benissimo. No, io se ci sono le bagnine, ovviamente. Tu fai il coordinatore, Gabriel. Mi metto a coordinare le bagnine. Tu fai il boss dei Baywatcher, è presente? Vabbè, diciamo che comunque non sono proprio un pesce, però nuoto discretamente. Vabbè, poi la finzione cinematografica ti dà il ruolo. Via. Scusa Maria Rita? Nel cinema, tu lo sai, rendiamo credibile quello che il personaggio poi deve comunicare. Tu hai la faccia da coordinatore per questa cosa. Te l'immagini sulla spiaggia, lui che arriva a cavallo. Sì, diciamo, io ti vedo. Ma diciamo che mi ricordi anche il mio tempo in cui avevo 10 kg in meno ed era un po' più bellino, però acqua passata. E il cavallo soffriva meno, ecco. Cattivo, grazie Lorenzo. A Gabriel Ciarelli, linea a voi Maria Rita. Buona vacanza Gabriel, grazie per essere stato con noi anche questa sera. Lui è stato ospite anche più volte di Rete 8, ci ha raccontato di quel film che ha avuto anche il riconoscimento nell'Ohio, una delle patrie dei cowboy come li immaginiamo noi, ed eravamo rimasti invece noi con i nostri tre punti fondamentali su Silvi. Dobbiamo raccontare il prima possibile quello che abbiamo ancora in mente, perché non sappiamo quando verremo interrotti per i fuochi d'artificio che intorno alla mezzanotte cominceranno a prepararsi, quindi siamo con le orecchie allerta per ascoltare i primi colpi che ci avviseranno che tutto si sposta da quella parte. Intanto Franco Costantini e Alessandro Cichella stanno già guardando e immaginando il futuro di Silvi Marina. Abbiamo raccontato un po' della storia, delle radici, qualche connotazione personale, qualche ricordo emotivo d'adolescenza o meno. Qui vediamo delle immagini della processione che si è realizzata ancora stamattina, delle immagini, la luce è molto diversa rispetto a quella di questa mattina. Sì, sì, sì.
altre città costiere realizzano questo percorso nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio. Di solito Silvi lo fa in mattinata con la spiaggia piena, come vediamo, quindi con una grande partecipazione anche di curiosi, non soltanto di fedeli. Certo. E col passaparola poi vediamo anche i telefonini che documentano tutto ovunque e comunque, e fanno rimbalzare questo segnale poi dappertutto, quindi anche i turisti in questo modo vi fanno da veicolo promozionale. Io vi ho lanciato l'idea di scegliere tre punti su cui lavorare, tre idee, tre desideri, diciamo così. Vediamo Ale. Ma diciamo i punti sarebbero molti di più, poi se tu mi dici... Per adesso i più importanti? Diciamo i più importanti, riallacciandoci a quello che dicevamo prima, alla storia, alla Silvi che è stata, ai personaggi che venivano a Silvi, che magari oggi un po' di meno, io direi che è arrivato il momento di pensare ad una fondazione per il turismo e lo sport, in cui il comune abbia il coraggio di essere socio fondatore, di mettere i primi denari e cercare ovviamente poi di convogliare tutte le imprese, gli operatori turistici nel progetto. Quindi un lavoro a lunga distanza. A lunga distanza, è stato fatto in altre località e può essere fatto a Silvi, anche perché a Silvi c'è la materia prima. Mm-hmm. Voglio dire, noi siamo pur sempre Silvi, abbiamo un paesaggio che ci ha donato la natura, per cui si tratta di trovare le risorse, e io penso che una fondazione sport e turismo che quindi viva dei finanziamenti delle banche, delle grandi aziende e del comune ovviamente come primo investitore, sia il volano, il soggetto in grado di far ripartire un certo tipo di turismo, un turismo di qualità. Questa è una bella idea, non facile, però sicuramente facile, bella e importante. Voglio dire, volere e potere. Bravissimo, concordo su questo. Altro desiderio? Questo era uno. Il desiderio è molto più magari... materiale, banale, però io penso che sia il punto di partenza, cioè il restyling del nostro centro, no? Silvia è lunghissima, però se vogliamo considerare la passeggiata che va dall'hotel Abruzzo Marina fino alla rotonda, diciamo, come punto centrale, è chiaro anche sì. Le altre zone sono importantissime. E sarebbe da operare un arredo, cioè un nuovo look urbanistico, okay. Proprio a livello proprio di pavimentazione, di aiuole, e ovviamente il tutto va coordinato con la problematica della pista ciclabile che si deve realizzare per mantenere la continuità. Sì. E la parte centrale è la parte più difficile, perché è la parte più stretta, è la parte che poi porta, diciamo, fa accendere la discussione. Quindi fondazione per il turismo, un restyling cittadino del centro di tutta la parte urbanistica. E perché ci sarebbero altri punti, però siccome Silvi vive anche d'inverno e quindi in ambito cittadino, io ritengo un impulso veramente alle associazioni, un aiuto alle associazioni, perché le associazioni possono fare tanto, sia quelle culturali che quelle sportive, per far sì che Silvi viva anche d'inverno e creare un movimento continuo, certo. E poi ha una ricaduta anche l'estate, perché se le associazioni sono forti e quindi durante il periodo, diciamo, più tranquillo riescono ad operare, riescono ad avere più risorse e a aumentare il numero degli associati, hanno poi idee da proporre e sbocceranno d'estate, e quindi possono collaborare, certo, con l'amministrazione comunale per arricchire quella che è la stagione, diciamolo tanti. Diciamo, per concludere, penso che anche Franco sarà d'accordo, perché poi lui ultimamente si è battuto molto per il discorso del passaggio a livello, che un po' era l'unica via, diciamo, di collegamento con il centro. Paradossalmente ha fatto rivivere, diciamo, tutta la problematica che è storica, e quindi della Silvi spaccata in due tra statale,
e viale. Certo. Quindi secondo me si dovrebbe arrivare a un nuovo approccio, a nuovi accordi, a un nuovo tipo di rapporti con le ferrovie dello Stato, perché è arrivato il momento di creare tanti passaggi pedonali, perché si parla tanto di passaggi che sono importantissimi ovviamente per far vivere la città continentale, mezzi pesanti, grandi pullman. Benissimo, uno è stato realizzato a sud, l'altro va realizzato a nord, ma soprattutto è importantissimo aprire passaggi pedonali. Esatto. Perché da qui, da dove sto parlando, alla statale, stiamo parlando di 150 metri, 100 metri di distanza. E per arrivarci invece bisogna fare adesso un giro largo. Se riuscisse a spostare il traffico sulla statale, Silvi, la potremmo liberare dalle macchine e quindi con un nuovo centro, un centro rivisitato, avremo magari una anche ripiantumazione, quindi nuovo verde, noi riusciremo ad avere nuova linfa. Beh, con diciamo, quel piccolo elenco di desideri ti ho scatenato una lista infinita, però è giusto, da una cosa poi ne nasce un'altra, un'opportunità ne fa venire in mente molte altre, questo credo che sia un po' anche il discorso che vorrebbe fare Franco. Ascoltiamo i suoi tre punti. Chiaro, ascolto. Ma come primo punto direi che, vista la situazione attuale, stiamo vivendo un momento particolare amministrativo a Silvi, c'è una gestione commissariale, quindi mi auguro che la prossima estate Silvi possa avere un'amministrazione forte, un'amministrazione intelligente, un'amministrazione che sa lavorare, che conosce i problemi, che li vuole risolvere e che soprattutto renda partecipi tutti i cittadini alla propria azione e quindi allo svolgimento del proprio lavoro, alla scelta delle priorità, alla scelta degli interventi, alla stare vicino alle persone. Quindi un'amministrazione che sappia spendere bene le risorse di cui dispone, un'amministrazione che guardi al futuro, che non si fermi a guardare la piccola cosa e impuntarsi su quella, oppure il singolo amico da accontentare. Quindi che la fondazione potrebbe essere una buona idea, ecco, che voli alto, che non sia un'amministrazione che voli basso, che quindi tenga anche magari il conto, diciamo, molto molto rallentato anche la questione politica, cioè non guardare troppo alla politica nazionale, ma trovare anche un accordo insieme tra forze diverse, perché di questo Silvi oggi ha bisogno, di una sinergia forte che non possa stare a pensare che tra un anno l'amministrazione possa cadere, che si faccia una pianificazione, un progetto per questa città fatta con l'aiuto, l'ausilio di esperti, chiamare gente che capisce come organizzare una città, come prevedere un suo futuro all'interno di una realtà turistica regionale, nazionale, certo, più ampia, ed anche allo sviluppo per quanto riguarda l'occupazione giovanile. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è condiviso con quello che ha detto sicuramente l'avvocato, cioè ridare a questa un'immagine diversa, nuova, più efficiente, magari efficiente a tutta la città, quindi l'arredo urbano. Ma io non la intenderei però soltanto come sul lungomare, ma come una rete che comprenda il borgo storico, la collina bellissima, con una serie di percorsi che magari rincorrano le antiche fonti e sorgenti, quindi e poi la contrada di Pianacce, la contrada di San Silvestro, sono due bellissime contrade dove si possono incontrare anche aziende agricole che hanno la possibilità di offrire dei prodotti locali di eccellenza, anche vini eccezionali, Santo Stefano e poi tutta la nuova zona di Silvi, quindi che sia però una visione diciamo così pianificata prima, cioè, basta fare l'intervento a pezzettini, piccolo. Facciamo la pista ciclabile, 100 metri di pista ciclabile che poi gli altri 100 metri poi vediamo. Non somigliano più a queste cose, quindi fare un discorso di pianificazione seria, magari con un urbanista
che abbia gli attributi l'esperienza giusta sul spendiamo, campo sono soldi spesi bene, sono soldi spesi bene quelle, perché sono soldi che riguardano lo sviluppo di Silvi, che altrimenti non uscirà mai da questa situazione di precarietà, di strade che non hanno senso, di parcheggi che non bastano, di rete di collegamenti che non sono sufficienti, di trasporti pubblici che non possono accedere non sono neppure, che non servono tutte le contrade, tutte le località. Quindi una visione globale, generale di questa azione importante di cui parlava l'avvocato, e poi un sogno nel cassetto, si è fatto sempre da tantissimi anni, un approdo turistico. Oh. Sembra chissà che cosa, ci siamo stati. Non è poco, eh? Guarda, Annalita, ci sono stati dei momenti in cui si era là, pronti. E poi che è successo? Che cosa è successo? Già negli anni 60 avemmo il primo finanziamento. Prima ancora di Giulianova, di Roseto, eccetera, avevamo un finanziamento grazie all'allora ministro Natali, che era ministro della Marina Mercantile, il presidente dell'azienda di soggiorno era Damiano Agostinacci, che era molto amico del ministro, venne a Silvi e i pescatori, perché allora c'era ancora una bella classe armatoriale Silvarola, chiesero appunto che si facesse questo porto, che poi avesse anche una valenza turistica, ovviamente, commerciale e turistica. Il tempo di tornare a Roma, e dopo una settimana il ministro Natale ci comunicò a chi di dovere, certo, al comune, eccetera, che aveva fatto stanziare 497 milioni all'anno 60, qualcosa come, penso, 4 miliardi di adesso. E forse anche di più. 497 milioni. Ebbene, quei soldi non sono stati spesi, ancorché fossero nel cassetto e pronti. Una volta una cosa, una volta non si era d'accordo sull'ubicazione. Recentemente, che peccato, nel 2007-2008, avevamo un progetto fatto per fare un approdo turistico in zona Piomba, alla foce del Piomba, con l'ufficio tecnico comunale che aveva dato un progettino preliminare bellissimo, pronto. C'era anche la possibilità di avere dei finanziamenti, perché in regione avevamo dei buoni agganci, non solo, ma con quel progetto presentato dal nostro ufficio tecnico praticamente si autofinanziava con la vendita dei posti barca. Si coprivano i costi? Si ricoprivano praticamente i costi, quasi totalmente, ma avevamo la possibilità di accedere a dei finanziamenti che c'erano reali, veramente reali, da parte della regione. Purtroppo c'è stato qualcuno che all'ultimo momento ha fatto ripensato le scarpe a questo progetto, togliendolo dal piano demaniale marittimo, e sicché quando io lavoravo in regione, portai questo progetto, dicevo no, fermati, questo non ha la garanzia urbanistica, non c'è lo strumento urbanistico in cui è inserito. Che peccato, ragazzi. E l'avevano tolto nottetempo, l'avevano tolto dal piano spiaggia di Magna. Sono cose che poi ti fanno rimanere. Io credo che si possa tornare e si può fare ancora. Allora, tre punti belli per Franco Costantini, tre punti belli per Alessandro Cichella. Io mi auguro dita incrociate che possano diventare realtà, perché volere è potere, siamo d'accordo. Però devono anche arrivare le congiunture astrali e non giuste. I soldi, anche le risorse economiche, fanno parte della congiuntura. Più o meno, ottimismo sempre. Io non so se Lorenzo ha qualcosa da comunicarci, perché vedevo dei movimenti da quella parte. Eccomi, guarda, quanti sono amici qui hai? Perché ho trovato due amici, io adesso quello che vendono non lo dico, però se Valerio Quartapelle, che ringrazio, zoom un attimino sulle magliette di questi due amici. Non so se tu riesci a leggere, altrimenti lo faccio io per te. Comunque, vabbè, il messaggio. Non ti smentisci mai. Il messaggio è forte e chiaro. Poi lui mi è simpatico perché mi ha detto: di dove sei? Di Roma. E io naturalmente ho chiesto: ma sei romanista o sei laziale? E lui mi ha risposto come? Che c'è solo una squadra, la Roma. Ecco, ma senti. E allora l'ho dovuto bloccare. Ma li ho chiamati perché volevo chiedere a loro. C'è tanto traffico qui sul lungomare, fortunatamente. Gli affari come vanno? Beh, il traffico è tanto, ma mangiano poco. Mantengono la linea. Mantengono la linea a differenza mia, evidentemente sì.
Ma hai visto un calo non solo qui a Silvi, perché voi naturalmente con i vostri stand girate un po' tutte le manifestazioni, quelle più importanti non solo in Abruzzo ma in tutta Italia. Dove si può migliorare sotto questo aspetto? Beh, si può migliorare per il mangiare strada, per come la vedo io ci vuole un evento specifico, quindi va creato un evento che sia apposito per lo street food. Qui c'è tanto passaggio, come se montassi il banco a Via del Corso, la gente ne passa tanta ma non viene per un evento. Creando eventi più grandi, come hanno iniziato a fare al Comune di Silvi quest'anno, spero che il prossimo anno sia ancora migliore. Ecco, questa è una buona indicazione secondo me, perché naturalmente essendo del settore Luca può anche dare dei consigli appropriati. Ma però, infatti insomma... Lorenzo, tu sai bene, perché l'abbiamo visto nascere insieme, il Rete 8 Tour Village parte da questa idea, il luogo giusto per l'attività giusta. Sì, quindi... assolutamente sì. Poi naturalmente è vero, cambia un po' la location e quindi il mercato poi va di pari passo, il cliente cambia. Forse il giovane è un po' più attirato dal vostro prodotto rispetto ad una fascia di età superiore, però insomma questa indicazione che tu ci hai dato deve essere recepita dalle varie amministrazioni. Esattamente, speriamo che lo facciano e che creino grandi eventi per le prossime stagioni. Perfetto, allora io ringrazio Luca e il suo prodotto, ovviamente poi a fine serata andremo ad assaggiare questa meravigliosa patata, lo saluto e sempre Forza Roma. Allora, sempre Forza Roma e grazie a voi. A te, grazie Maria Rita. A voi ragazzi, grazie Lorenzo, buon lavoro. Noi stiamo per spostarci dallo studio sotto i pini a Silvi Marina. Sono state tre serate particolari, rilassanti, piacevoli, ci hanno fatto conoscere un po' meglio questa cittadina che in realtà, come tante altre perle della nostra terra, andrebbe scoperta in maniera differente. Io per questa sera non è finita qui, perché adesso lasciamo la parola al palco centrale in attesa dei fuochi. Ringrazio gli ospiti che mi hanno fatto compagnia questa sera, oltre a Lorenzo Valeriani, grazie a Franco Costantini, che è un poliedrico amante della cultura, della musica, della storia, della scrittura e soprattutto ama la sua Silvi. Quella è la base principale, l'amore principale è l'amore per il mio paese, questo sì. Grazie. Darei tutto per questo paese. E allora avremo modo di rincontrarci ancora e raccontare altro. L'avvocato Alessandro Cichella, lo abbiamo strappato alla sua riservatezza e messo davanti alle telecamere ancora una volta, però devo dire che ci piace vedere espressi questi desideri, ci auguriamo di vederli realizzati. Io ringrazio voi per l'invito. Grazie Alessandro, grazie a te anche alla tua famiglia che ci supportava da qui vicino. Grazie anche alla parte tecnica, tra poco ci sposteremo, davanti a noi Mario Giacchetta, Valerio Quartapelle in giro con Lorenzo, in regia Vincenzo Di Simone, SDG alla parte tecnica, grazie ragazzi, senza di voi saremmo perduti. E adesso noi quatti quatti andiamo a vedere che succede nella piazza principale e poi ci vedremo per i fuochi, a tra poco. Il paradiso. Terzo aspetto. Si parlava della preghiera. Questa è una canzone tanto cara al compianto Papa Karol Wojtyła. E la canzone più o meno fa così. Pregherò per te, che è la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è. Ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio, e lì vedo anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. E chissà se lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la tua luce riavrai.
Eravamo un po' intimoriti, adesso siccome controlliamo sempre lo Swatch Marks perché dobbiamo arrivare in punto o quasi in punto, queste adesso faremo le canzoni del mare, quelle conosciutissime, proprio tutte, le dovete cantare insieme a noi, dai. Ho comprato anche la moto, usata ma tenuta bene, prendo l'aria sulla faccia, questa sera non ti mollo, no, e no, questa vita mi porta via, e dai, questa vita mi porta via, mi porta al mare. Mare, 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 ma che voglia di arrivare, di da te e qui dietro, sto accelerando adesso, ma ti prendo mare. Mare, sai che ognuno ha il suo mare, dentro il cuore sì, dentro il cuore sì, mare, il mare, queste sono proprio quelle conosciute, mi raccomando, tutti insieme, fate il vostro cuore, canticchiatele, porta fortuna, porta bene, via maestro. Thank you.
bellissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare. Com'è dolce sentirti respirare con me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti un anello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, accanto a me tu resterai, ai 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 ai. Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà, ai 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 ai. Luglio mi ha fatto una promessa, l'amore porterà, ai 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 ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna. Poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore. Se tu non sei con me, voglia di mare, ha, ha. Voglia di sole, ha, ha. Profumo d'estate, con le pinne, fucile e occhiali. Quando il mare è una tavola blu, sotto il cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa lì giù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo dell'acqua salata, un dolcissimo bacio d'amore. E tuffati nel mare, glu glu, glu glu, ti insegnerò a nuotare, glu glu. È un'isola italiana, ehi, oh, bellissima straniera. Con te, oh, 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 l'amore c'è. Oh, 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 con te, oh, oh, su questa spiaggia con te. Vamos a la playa. Sapore di sale, sapore di mare, che è sulla pelle, che è sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Estate. Estate, estate, estate a Silvi, estate, estate, gelato al limone, estate, un tuffo nel cuore, estate, se mi vuoi baciare, estate, tu devi tornare.
fatevi sentire, dai! Le avete proprio cantate tutte, le avete cantate tutte, ci fa piacere, ci fa piacere. Allora, tra non molto ci saranno i fuochi e i festeggiamenti volgeranno al termine, ma prima, ancora una volta, è vero, ancora una volta, un grazie al Comitato Festa, fatevi sentire. Un grazie, fatevi sentire ancora per la nostra agenzia, dai, di Aldo Ciavarella. Un grazie, quello più importante, quello più grande, quello che è vero, raccoglie proprio tutta la pompa sopra, sotto, insomma, quale pompa? La pompa del cuore, perché noi a tutti, ma proprio a tutti, e vi presento le ragazze, vi diciamo, intanto speriamo di essere riusciti a divertirvi, se non ci siamo riusciti, non l'abbiamo fatta apposta, ma a tutti, dal primo all'ultimo, grazie di cuore, grazie a tutti! Grazie a tutti. Con il cuore a tutti quanti. Ve le presento, hanno ballato per voi Veronica, chi mi ha insegnato a guardare, Simona, ed anche a chi Valeria, mi ha fatto male, Maurita, per capire, Eleonora, grazie a chi mi ha detto, hanno cantato per voi, è vero, Valeri, la bellissima Mariangela e voce, dai tutti insieme, la nostra costumista Cinzia Marasco, i nostri musici, gli avanzi di Balera, è vero, quindi un grazie, grazie ancora una volta di cuore a tutti, buonanotte, ci sono i fuochi, buona estate a tutti, ciao! Ci siamo spostati decisamente come postazione, ti ho raggiunto? Io no, io sono rimasto qui tutta la sera e devo dire che è stata una passeggiata piacevole perché tantissima immagino. Gente ci ha raggiunto qui in postazione, chiamiamola così, e mi sono divertito. Ma qui sono immagini piacevoli, dolci, dolcetti, sala degli arancini, quello che vuoi tu, sei circondato da cibo, passeggio e divertimento, noi ci siamo spostati per dar modo a tutti di affluire verso la spiaggia, perché mentre sul palco centrale continua ancora lo spettacolo, si stanno preparando per quello che è il momento conclusivo di questa festa e anche del Ferragosto, cioè i fuochi d'artificio proprio sulla spiaggia. Siamo a due passi dalla postazione, tra poco sentiremo i primi colpi che saranno l'avvisaglia di quello che poi succederà e noi lì vi saluteremo. Tre giornate a Silvia Marina, tre serate in realtà che ci hanno fatto conoscere un po' meglio la realtà di questa cittadina e anche la volontà di molti semplici volontari, scusate il gioco di parole, che fanno parte di un comitato organizzatore per questa festa. Eh sì, quest'anno è stata dura, l'abbiamo detto, no? Perché con l'amministrazione controllata sotto l'aspetto burocratico ci sono determinati vincoli e quindi noi naturalmente ringraziamo chi ci ha voluto qui in diretta, noi ci siamo stati volentieri e da domani un po' ci riposiamo, è vero? Un pochino sì, per un breve periodo in questo scorcio di agosto ci rilassiamo, il tour riproporrà alcune immagini anche attraverso il web, i link li trovate facilmente, poi c'è il canale YouTube di Rete 8 senza nessun problema, c'è il sito di Rete 8 che racconta molto, ma ci troveremo per altri appuntamenti che ci permetteranno di chiudere insieme l'estate con questo Rete 8 Tour Village. Ancora sorprese, novità, ospiti e sicuramente non mancheranno le anticipazioni per il prossimo autunno. Mi fai ringraziare anche Max Paciglio che in questa notte di Ferragosto è in studio a Chieti Scalo nella sede centrale di Rete 8 che comanda, no? Con la sua tastiera. Col nel frattempo è arrivato magico. Il primo eccolo Eccoli, qui, è arrivato il primo sparo. Grazie a tutti voi per esserci stati, grazie a Lorenzo Valeriani. Grazie a Maria Rita Piersanti. E grazie a tutto lo staff di Rete 8 che ci segue e ci supporta con la volontà di questa squadra che abbiamo salutato anche prima, con tutti gli amici che ci aspettano un passo dal mare. Alla prossima. Buonanotte e buon'estate. Andiamo che fa troppo rumore. Thank you.
Thank you.